Eravamo rimasti. Mi fece stampare dei nuovi biglietti da visita con scritto Eva Mozeskor, la signora con l'accento. Gli anni più belli di quel periodo sono però legati ai miei figli. Alex è nato nel 61, Rina nel 63. Era una madre buona e amorevole, ma ogni tanto i bambini mi chiedevano: mamma, perché non abbiamo nonni? Ci sono degli uomini cattivi, rispondevo io, che si chiamano nazisti e che li hanno uccisi. Era sufficiente in quel momento, per conoscere tutto il resto erano ancora troppo piccoli. Sapevo però che prima o poi avrebbero posto altre domande e anche se temevo quel momento, non volevo mentire ai miei figli come avevano fatto i miei genitori con me. Prima della deportazione avevo chiesto a mamma e papà di Hitler, assillandoli per avere spiegazioni sulle voci che correvano su di lui. Loro mi avevano rassicurata: noi vi proteggeremo. Dicevano anche che i nazisti non sarebbero mai venuti nel nostro paesino. E invece erano arrivati. Credo che avrebbero dovuto dire: faremo tutto quello che è in nostro potere, ma non possiamo garantirti che non succederà. Quella sarebbe stata la verità. Per anni, ripensando a loro, ho provato non solo dolore per averli perduti, ma anche amarezza per le bugie che mi avevano raccontato. Oggi naturalmente so di essere stata tremendamente ingiusta, oltre che egoista, a lasciarmi invadere da quei pensieri, diretta conseguenza dell'odio che covavo dentro di me e che era rivolto non solo ai nazisti, ma a tutti coloro che in qualche misura avevano cospirato contro di me, procurandomi così tanta infelicità. I miei genitori erano davvero convinti che Hitler non se la sarebbe mai presa con quel villaggio di provincia, con 6 ebrei insignificanti e innocenti. Così eravamo rimasti nel nostro paese, nella nostra casa. Lì si potrebbe accusare di ingenuità, ma probabilmente erano stati solo troppo ottimisti e si erano convinti, come capita a così tante persone, che a loro non sarebbe mai accaduto qualcosa di brutto, che certe disgrazie succedono sempre agli altri.